Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. In questo mondo esiste uno spirito, né uomo né donna. Lo spirito è coperto con un abito nero, separato da un cappuccio bianco, che copre interamente la sua testa. Si dice che porti con sé un enorme sacco di juta, in cui tiene intrappolate le sue vittime. Per lo più bambini. Si dice che nel secondo in cui il suo nome viene pronunciato, sia direttamente che indirettamente, la persona che lo ha detto sarà portata via dallo spirito e ne diverrà sua esclusiva proprietà, per sempre. Molti di quelli che hanno visto la sua apparizione dicono si presenti come un folle con gli occhi incavati. Lo spirito è molto, molto reale e chi pronuncerà il nome di Candlejack sarà da lui catturato e portato in un luogo segreto da cui non farà mai più ritorno. Ho sempre saputo che c'era qualcosa che non andava nella mia cara nonna. Tutto è iniziato da quando lei cominciò a parlare di una creatura. «Lui mi segue», sussurrava. La sua pelle grigia diventava di giorno in giorno sempre più grigia. «Lui mi parla!» Le sue pupille si dilatavano. E così, come ogni famiglia premurosa, tutti abbiamo iniziato a pensare che stesse perdendo colpi a causa dell'età e così abbiamo deciso di affidarla ad una casa di riposo. Quasi sempre andavo a trovare la mia cara nonna e spesso la trovavo seduta sulla sedia a dondolo a parlare da sola, nella vuota stanza. Lei si voltava verso di me e provava a dirmi qualcosa, ma subito dopo mi raccontava che cosa vedeva ogni notte. Fuori bianchi al posto degli occhi. I peli sulla nuca si rizzavano per la paura. Lui mi fissa dalla finestra, aspettando la sua chance. Poi socchiudeva gli occhi. Lui aspetta me per... Faceva una pausa. Perché io dica il suo nome. Ho pensato che fosse un altro dei suoi episodi e non mi allarmai più di tanto. Così mi sono concentrato di più sulla mia vita. Poi un giorno, quando andai a trovare mia nonna, come al solito lei sedeva su quella sedia. Ma questa volta lei mi guardò e dopo una lunga pausa disse il suo nome. La mia cara nonna scomparve misteriosamente quella notte. Da quel giorno mi sono spremuto le meningi per ricordare il nome di quella creatura che l'aveva perseguitata negli ultimi anni della sua vita. Candlejack non si chiamava così. Non riesco a ricordare.